Allora, intanto il sound del brano, diamo a Cesare quel che è di Cesare, è 100% marito, nel senso che il demo che abbiamo fatto io e Andrea, che abbiamo scritto il pezzo, era tutta un'altra roba. Infatti, quando è arrivato il suo, come dire, trattamento, cioè mi è proprio spettination proprio. E devo dire che ha utilizzato quasi tutti i synth analogici. Infatti il sound che senti, sei la prima persona che l'ha notata questa cosa, perché è vero che è un brano totalmente di musica elettronica, però sono synth analogici, cioè non sono i paddoni di SVST, Virtual Instrument di Pro Tools, capito? O peggio. Intanto secondo me è un tassello che mancava nella mia discografia. È vero che io non riesco mai a parlare di qualcosa se non riguarda me. È un po' come la vecchia storia del pittore, no? Che dipinge sempre solo se stesso. Se guardi io, guarda, li vedi anche un po' nel retro, no? Ci sono delle illustrazioni che io faccio, ne sono sempre queste donnine con la frangetta, che hanno i capelli un po' biondini, un po' castani, che vivono con tutte queste pietre. Sono sempre io alla fine, cioè sto sempre facendo me stessa, quindi in realtà è ovvio che c'è sempre qualcosa di autobiografico, però questo giro in effetti volevo utilizzare delle esperienze passate per staccarmi un pelo, perché il fatto di collaborare comunque con un'altra persona mi ha forzata a dire: ok, bene, hai fatto 1, 2, 3, 4, 5 dischi, quello che è, in cui hai parlato delle tue cose, delle tue. Cerchiamo un attimo di ampliare il discorso, no? Cioè, cerchiamo un attimo di raccontare che cosa succede a una generazione, non solo a te. Cioè, i millennial, che comunque prendono una fascia d'età abbastanza ampia, sono una generazione, come dire, un po' sfigata, nel Assolutamente. senso che. Cioè siamo stati un po', cioè, poi per carità, cioè, ci sono anche delle cose, dei pro, ci sono anche delle cose positive, però siamo stati un po' sfigati, secondo me. Cioè, abbiamo vissuto il peggio di tutto quello che si poteva vivere, cioè, nel senso che abbiamo vissuto i contratti, cioè, chi lavorava ha vissuto dei contratti totalmente non di sfruttamento, non pagati adeguatamente, questi infiniti, la storia degli infiniti stage, la storia delle retribuzioni a cavolo così. Abbiamo vissuto comunque un mondo che è cambiato tecnologicamente, no? Perché abbiamo vissuto il prima e il dopo. Quindi non abbiamo questa. Non siamo nativi digitali, abbiamo dovuto reinventare tutta una serie di competenze, capacità, sotto tutti i punti di vista, che non riguardano solo la nostra professione specifica, perché tutte le professioni sono state, tutte, capito? È stata un'ondata che ha completamente travolto la nostra generazione, no? E quindi secondo me a questo giro era importante ampliare un po' il discorso, perché molti di noi, secondo me, hanno visto nuove generazioni prendere il nostro posto sotto tanti punti di vista. Quindi, secondo me, era importante dire: ok, va bene, è giusto, è naturale, è fisiologico, il mondo funziona così, ma aspetta, perché abbiamo ancora delle cose da dire, cioè, ci sono ancora un sacco di cose da dire. Ci sono.